Ciao a tutti, sono le 7 e un quarto di mattina, mi sono appena alzato, sono venuto qua in soggiorno, siamo al 18 di novembre e vi faccio vedere, sono le 7 e un quarto e ho in casa una temperatura di 18 gradi. Ecco, adesso accendo la pompa di calore. Ecco qua, si alza lo sportellino e l'ho messa su 22 gradi. Vi faccio vedere intanto che si accende. Sentite che si è accesa. Ecco qua, vi faccio vedere che fuori si vede bene. Ecco qua, ci sono 8 gradi. Non è sotto zero, però comunque una temperatura fredda. Torniamo dentro. Ecco, intanto vi faccio vedere, sentire anche se si sente il rumore che fa la pompa di calore. La mattina si sente un po' di più perché l'ambiente è molto più silenzioso. E comunque, ecco, guardate qua, le 7 e un quarto l'ho accesa e ci sono 18 gradi. Adesso aspettiamo un po' e vediamo quanto ci impiega a riscaldare l'ambiente, che comunque è già caldo a 18 gradi. Bene, rieccoci qua per vedere quanto ha scaldato la pompa di calore. Innanzitutto partiamo con l'orario, che faccio vedere, sono le 8:05, quindi 50 minuti. In 50 minuti andiamo a vedere quanto ha riscaldato e abbiamo 22 gradi, vedete qua, 22 gradi, e qua vedete anche l'umidità che ho in casa, sono sui 57, 58, 58 per cento di umidità. Ecco, e andiamo anche, come ho fatto prima, a verificare fuori quanti gradi ci sono, e è praticamente invariato, sono ancora 8 gradi fuori, quindi in un'ora sono ancora gli stessi gradi. Ecco, quindi qua vedete, l'ho sempre messa su 22. In 50 minuti ha raggiunto 22 gradi, vedete? Ecco, adesso vado anche a farvi vedere, adesso vi faccio vedere sul contatore in 50 minuti quanto effettivamente consuma. Ecco qua. È 1 kW e 3, 1300 watt, c'è attaccato anche il computer e la televisione. In teoria dovrebbe fare sul kilowatt e 2 circa, che avevo già provato anche nell'altro video, l'avete visto. Comunque va bene questa corrente qua di consumo. 1 e 2, avete visto, in casa ha portato in 50 minuti una temperatura di 22 gradi. Vi ricordo sempre, per chi è la prima volta che mi segue, che queste temperature è possibile raggiungerle grazie all'isolamento termico interno che ho fatto io in sughero, che vedete qua, e in pannelli USB già dal 2012-2013. Questo l'ho fatto. Ecco, adesso vi faccio vedere anche la temperatura, e quindi mi sposto dalla pompa di calore e vado a fare tutta la casa di 40 metri quadri. Mi sposto e andiamo a vedere la temperatura della cucina. Ecco qua, che praticamente sono 17 gradi, quasi 18, ce n'erano la mattina sui 16 toccava, ecco. Toccava i 16 gradi,
e adesso è quasi 18, quindi qua ci sono 40 metri quadri di piano terra, in più il calore va anche su, si disperde anche sopra nel secondo piano, e in 45 minuti riesce a scaldarlo benissimo questo piano terra, e se si tiene di più scalda anche sopra e la casa diventa calda, perché arriva, come ho già provato qua, a temperature elevate, anche 24-25 gradi, quindi io di solito a 22 gradi lo fermo, poi lascio piano piano che si disperda il calore fino a 18 gradi, poi la riaccendo. Di solito ho visto che con queste temperature qua un paio d'ore tiene, anche 3 ore, dalle 8 di mattina verso le 11 magari la riaccendo prima di mangiare, perché arriva a 18, però dipende anche molto dalla temperatura esterna che abbiamo. Ecco, spero che questo video vi sia stato di aiuto e di spunto. Ciao a tutti!